Allora, buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi mi prendo un tema difficilino. Vorrei provare a discutere un attimo la differenza fra moneta e debito, in una dimensione specifica, un obiettivo specifico, e cioè mettere a tacere l'argomento che in Italia, in questi giorni, da tempo ormai, viene fatto continuamente sulla stampa da giornalisti, propagandisti, economisti finti televisivi, e cioè che il debito pubblico non sarebbe un problema se l'Italia avesse la cosiddetta sovranità monetaria, ovvero sia se la Banca Centrale Italiana potesse emettere lire e con queste lire acquistare il debito in circolazione. O meglio ancora, come altri sostengono, gli aderenti alla cosiddetta MMT, se la Banca Centrale usasse direttamente la sua printing press, la sua capacità di generare moneta acquistando direttamente il debito governativo. Meglio detto a questo punto, perché sarebbe la stessa cosa, se la banca centrale caricasse lire nel conto di tesoreria e il governo potesse finanziare la spesa pubblica semplicemente emettendo moneta. Ora, per capire perché una politica generalizzata di questo tipo sia erronea e possa essere dannosa e perché esista e si cerchi di tenere un equilibrio fra la quantità di debito in essere, il prodotto interno lordo di un paese e la quantità di moneta o di base monetaria, meglio, in essere, e perché si sia arrivati nel tempo a capire che banche centrali che emettono fiat money e che la usano senza controllo alcuno e senza vincolo alcuno per acquistare debito pubblico creano solo disastri. Per capire questo bisogna capire cos'è il debito, cos'è la moneta. Ci provo. Allora, cominciamo in un mondo in cui il governo emette debito, ma non c'è moneta, o meglio, non c'è fiat money, cioè quella fiduciaria che circola adesso. In questo caso, questo mondo che è esistito per molto tempo, anzitutto perché il governo emette debito? Il governo emette debito perché vuole comprare beni e servizi correnti, una volta non soldati e armi, ma cioè beni e servizi correnti, o pagare stipendi, ma non è riuscito o non vuole raccogliere tasse correnti dai cittadini sufficienti a coprire questa spesa. Quindi ha un deficit. Per coprire questo deficit va in cerca di denaro, in realtà, denaro, chiamiamolo denaro e non moneta, da privati, e cioè va in cerca nel mercato di persone, banchieri, privati che gli prestino denaro fisico, tipicamente oro, argento e cose del genere, che possa essere utilizzato per l'acquisto di questi beni. D'accordo? Quindi serve questo denaro per comprare parte del PIL. Allora, proviamo a pensare cos'è questo debito. Il governo vuole comprare PIL, prodotto interno lordo, userò la parola PIL per prodotto interno lordo, odierno, cose, ne ha bisogno di cose adesso, ha bisogno di soldati adesso, ha bisogno di ponti, dipendenti adesso. E per comprarlo si fa dare denaro fisico, ok? Bullion, come si dice, da risparmiatori, da persone in giro per il mondo, probabilmente nel paese o forse anche fuori dal paese. Cosa fa per farsi dare questo denaro che serve per acquistare il PIL? Promette, emette debito, quindi promette di pagare, di rimborsare con PIL futuro, con prodotto interno lordo futuro. Dice: in futuro questo paese continuerà a produrre ricchezza, io sono il sovrano, lo potrò tassare, con parte di quelle tasse vi ripagherò il debito. Oppure, in futuro io emetterò altro debito, ci saranno altre persone che mi daranno denaro vero esattamente come il vostro e con quello io potrò restituirlo a voi. D'accordo? Allora, se ci pensate, cosa sta succedendo? Sta succedendo che chi possiede questo denaro metallico, questo denaro fisico, no, che ha valore proprio di per sé e l'ha accumulato nel tempo, è una persona o sono delle persone che avevano prodotto PIL nel passato, parte non l'hanno consumato, l'hanno tesaurizzato, l'hanno trasformato in questi beni per produrre i quali serve lavoro. Questa è la differenza fra moneta fiduciaria e moneta metallica o comunque garantita dall'oro. E quindi viene trasferito PIL accumulato nel passato già prodotto, e con questo il governo, in promessa di un PIL futuro, riesce a acquistare il PIL presente. Non so se ci capiamo, qui giocano tre. Okay? Il denaro accumulato e risparmiato che mi viene dato è PIL passato che avevo messo da parte e non ho consumato. Il denaro il governo lo utilizza per acquistare PIL corrente, la spesa pubblica, e
e in pagamento promette PIL futuro, il debito. Ora, cosa succede quando c'è una moneta fiat? Allora, la moneta fiat è una caratteristica particolare, non ha un valore intrinseco proprio, non ha dei diamanti, dell'oro, dell'argento, del platino, delle cose che hanno un valore intrinseco che la garantiscono. La moneta fiat circola, appunto, è fiduciaria o, se qualcuno vuole, anche a corso forzoso. Essa circola anzitutto per due ragioni. Uno, perché in tutti i paesi in cui è stata introdotta il governo dice no, questo strumento che io emetto, che faccio emettere alla mia banca centrale, le banche centrali sono tutte controllate direttamente dai parlamenti e dai governi, quindi sono tutte di sotto controllo pubblico, la faccio emettere dalla banca centrale e voi dovete accettarla. Chiunque si presenti a pagare qualsiasi debito, qualsiasi promessa di pagamento, con questa roba qua che metto io, quella roba lì non può essere rifiutata, deve essere accettata al valore facciale che ha. Notate che questa è una caratteristica particolare di quella moneta. Io, voi, chiunque, possiamo inventarci le nostre monete private. E finché le accettiamo di spontanea volontà, fra di noi circolano. Ma non possiamo obbligare nessuno ad accettarle a pagamento dei nostri debiti. Questo invece non è vero con gli euro ora e con le lire allora. Sono moneta fiduciaria. Quindi il valore di quella moneta è da un lato imposto, se volete, dal potere governativo, ma dall'altro è garantito dalla fiducia che abbiamo nel governo. Perché? Perché quella moneta permette di comprare PIL corrente. Quando il governo la emette, quando lo Stato la emette, quando la Banca Centrale la emette, ti dice con questo affare qua puoi andare in giro a comprare oggetti di adesso. È un claim, per usare la parola in inglese non mi viene, un titolo che ti permette di acquistare PIL corrente. D'altra parte, quanto PIL corrente acquisti dipenderà dal prezzo. Il prezzo è espresso in unità di quella moneta, 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro. Mentre la persona che ti vende l'oggetto o il servizio non può rifiutare la moneta come pagamento, può decidere il prezzo. Se pensa che la tua moneta avrà un valore stabile, metterà un prezzo X. Se pensa che la tua moneta possa avere un valore instabile, e cioè che prossimamente, quando lui, il venditore dell'oggetto, vorrà utilizzare quella moneta per acquistare PIL corrente di allora, se pensa che quella moneta possa perdere valore perché il governo non è stabile, perché fa cose strane, le cose più strane, non importa, se manca questa fiducia totale o c'è una fiducia parziale, potrà mettere un prezzo più alto, per così riceverà più pezzi di carta oggi che compenseranno per il rischio della perdita di valore futuro e gli permetterà di acquistare domani quello che vuole fare. Se ci pensate, il debito non è molto diverso, no? Il debito cos'è? Il debito è questa cosa per cui quando il governo va sui mercati e non va direttamente dalla banca centrale ma va dai risparmiatori, dice ascolta, ho bisogno di titoli che tu hai perché hai risparmiato, c'è la moneta che circola, quindi ce l'hai sotto forma di moneta, quel risparmio. Ho bisogno che me li dai a me, me li presti, così trasferisci a me il potere di acquistare PIL corrente. Io in cambio ti do questa promessa che ti darò del PIL futuro. Ok? Allora, in quel momento chi possiede il PIL corrente sotto forma di moneta, il risparmiatore, la banca, l'investitore, alla fine sono sempre gli risparmiatori, dirà, ok, oggi come oggi il livello dei prezzi, questa roba vale tot di PIL corrente, io te la do, tu mi prometti tot più un tasso di interesse, è credibile, buono. Di nuovo, come vedete, c'è un meccanismo di fiducia, quindi anche il debito si regge sulla fiducia. Se io mi aspetto che il paese da cui viene emesso il debito abbia un PIL futuro alto, una produttività alta, una crisi, e che il governo sia capace, attraverso la tassazione, di estrarre parte di quel PIL, io avrò fiducia in quel debito. E quindi avrò fiducia in quel debito indipendentemente dal fatto che il governo poi davvero tassi fra 5 anni, fra 3, fra 10 per ripagarmi il debito, o semplicemente convinca degli altri che visto che le cose vanno bene possono fidarsi anche loro e ridargli più il corrente del tempo per fare l'ulteriore debito, a me non fa tanta differenza. Però so che è la fiducia nel PIL futuro e di quel governo, della capacità di quel governo nel futuro, che mi fa pensare ok, accetto le promesse. Allora, pensate adesso invece a una situazione in cui il governo vuole promettere, vuole mettere debito e quindi fa promesse di pagamento nel futuro, però invece di andare dai risparmiatori, i quali hanno accumulato PIL passato e l'hanno investito in varie altre forme, l'hanno tenuto in banca sotto forma di moneta, eccetera, o magari tenevano altri titoli e poi li vendono,
per comprare quelli che il governo oggi offre, tenere un'azione che vendono, oppure vendono mezza casa, quello che è, cioè varie forme del risparmio. Invece di fare così, quello che il governo fa, si rivolge allo sportello della banca centrale e dice: stampami moneta. O addirittura direttamente salta questo passaggio in corpo alla banca centrale, la mette alla tesoreria del Ministero dell'Economia e del Tesoro e dice: ogni volta che abbiamo bisogno di comprare qualcosa, stampa claim miei sul PIL corrente. Quindi non faccio più promesse di pagare quello che presto adesso, quello che ricevo a prestito adesso con PIL futuro, me lo compro direttamente. Ora, se ci pensate, questo processo può andare a bene per un po', e sia chiaro, non è detto che appena il governo stampa un po' di moneta corrente con il quale si compra PIL corrente, promettendo PIL corrente, perché questo è il trucco, quando io stampo direttamente moneta addizionale, non frutto del risparmio, ma moneta addizionale, per comprarmi PIL corrente, sto stampando un ulteriore numero di claim a PIL corrente, non a PIL futuro. Quando il numero di claim a PIL corrente cresce, a un certo punto c'è una imbalance, perché o cresce anche magicamente, che poi la fantasia mai realizzata, che sta sotto la MMT, appena se tu continui a stampare pezzi di carta o addirittura digiti elettronici che sono claim, diritti di acquistare PIL corrente, li fai girare, la gente lavorerà di più, produrrà di più, ci sarà sempre di più, non ci sarà nessuna inflazione, tu puoi continuare a stampare finché vuoi, vedrai che ci sarà il miracolo. Qui c'è un problema di senso comune, oltre che di esperienza storica economica. L'esperienza storica economica che tutti ignorano è che quando fai così, a un certo punto il numero di pezzi di carta che sono titoli a PIL corrente diventa così alto rispetto al PIL corrente che abbiamo un'esplosione inflazionista. D'accordo? Questo è la cosa. Il debito invece è, ripeto, sta in piedi perché c'è una promessa di più il futuro. Ora, in un paese qualsiasi che vada bene, che vada male, non fa differenza. C'è sempre un equilibrio, un livello realistico di il PIL corrente è tot. Dipendentemente dalle prospettive di crescita, demografica, il PIL futuro sarà tot. Okay? La buona politica vuole che il numero di claim che il governo emette al PIL corrente, moneta, siano in equilibrio rispetto al numero di claim che il governo emette a PIL futuro, debito, con il sottostante, e cioè che ci sia un rapporto equilibrato. Se in un dato momento del tempo, come oggi, dove già esiste un numero molto ampio di claim a PIL futuro, okay? Ed esiste un'abbondante massa monetaria che circa, quello che il governo circa, quindi claim a PIL corrente, dovuto a QE, dovuto all'espansione monetaria di questi anni, noi ci decidessimo di fare che cosa? Decidessimo di dire: vabbè, guarda, quei claim a PIL corrente sono, a PIL futuro, scusate, il debito, sono pericolosi, li voglio eliminare, li compro tutti e emetto e do a chi ce li ha in tasca PIL corrente, e cioè claim, diritti, moneta nuova. Beh, è chiarissimo che si creerebbe una imbalance. È qui il problema, capite? L'invito a monetizzare il debito è una richiesta di cambiare in maniera continua, persistente, illimitata praticamente, l'equilibrio fra il numero di claim a PIL futuro che la gente ha in tasca e dice: vabbè, questi qua li spenderò nel futuro perché sono esigibili nel futuro, sono BOT, sono BTP, sono quello che volete voi, sono Bund. No, questi li trasformo tutti in claim a PIL corrente. A quel punto devo comprare PIL corrente, e se il PIL corrente non c'è, viene giù la baracca. Questo è il problema. Ho cercato di spiegarlo brevemente, spero di esserci riuscito. Se non ci sono riuscito, ci riproverò, perché è una questione veramente fondamentale. Grazie.